Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo appuntamento con Libri in poche parole. Oggi voglio parlarvi del primo romanzo di una serie che ai tempi spaccò letteralmente il pubblico, non in due, ma in tanti pezzi. C'erano le persone che erano rimaste indifferenti, quelle che volevano affossarlo a tutti i costi, quelle che lo osannavano alla follia e poi quelle come me che lo hanno trovato piacevole e soprattutto che non ha fatto paragoni con quell'altra cosa. E sinceramente anche fare paragoni è sbagliato perché sono due cose completamente diverse, per quanto anche in questa serie ci sia una buona dose di trash, ma per fortuna non c'è il messaggio del tipo vai col primo che ti capita anche se ti tratta male e perdonalo sempre anche quando gli altri cercano di aiutarti. Non è il caso di questo romanzo, ma ai tempi davvero creò delle Civil War che Captain America e Iron Man possono soltanto spisciarci casa. E lo dico perché in un certo senso ho fatto parte anch'io di questa Civil War. Oggi parlo di Paper Princess di Erin Watt, pseudonimo di Elle Kennedy e Jen Frederick, quindi è tecnicamente un romanzo scritto a quattro mani, primo libro della serie The Royals. Diciamo che appunto questo è il primo libro della trilogia principale, perché gli altri due invece sono protagonisti diversi, comunque sempre legati a questo romanzo, che appunto, come disse ai tempi, spaccò il pubblico in due e la Sperling fece una grande campagna promozionale con challenge e veramente recensioni, foto, un evento anche a tempo di libri, e io partecipai appunto a tutto quanto perché credetti veramente in questa storia. La storia di Ella e Reed non ha niente a che vedere con quella di Arden e Tessa, come molti ai tempi hanno sottolineato, perché come dico sempre c'è il trash buono e il trash cattivo. Il trash cattivo è quello come After, perché dà anche dei messaggi sbagliati. Questo invece è il trash buono, che racconta comunque una storia godibilissima senza però dare messaggi sbagliati, ed è questa la differenza. Soprattutto poi molti hanno paragonato Reed ad Arden, e cosa più sbagliata non potevano fare, perché se Arden è un ragazzo con dei problemi che dovrebbe andare dallo psicologo, Reed è semplicemente un ragazzo tormentato che non va a scopare in giro, ma si sfoga combattendo ai combattimenti clandestini, che è ben diverso. Ella poi è un personaggio totalmente diverso da quello di Tessa. Lei non si fa mettere i piedi in testa e non si fa maltrattare dal primo stronzo che passa, anzi, lei ha un carattere determinato e deciso, e Reed soprattutto cerca di starle lontano all'inizio, sapendo che non è un bene per lei stargli vicino, considerato poi che vivono anche nella stessa casa. Reed poi ha altri, se non mi sbaglio, uno, due, tre, altri quattro fratelli, se non mi ricordo male, e piano piano tutti si affezioneranno a questa ragazza, ma sarà Reed, diciamo, quello predestinato a essere neanche il suo principe azzurro, ma semplicemente la persona di cui ella si innamorerà e per cui farà di tutto per far sì che la loro storia funzioni. E vi dico subito che questo libro ha un cliffhanger molto molto importante, quindi compratevi almeno inizialmente tutta la trilogia insieme, perché sennò il vostro cervello esploderà, garantito.